Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissimi fedeli, oggi è San Giuseppe e nel Vetus Ordo questa festa è solennità e addirittura prevale sulla Domenica di Pasqua, sulla seconda Domenica di Pasqua. Ecco, questo l'avevo scordato, abituato com'ero nel Novus Ordo, quello di Paolo VI, dove la festa di San Giuseppe lavoratore invece non è solennità. Ed è molto bello questo. È una festa istituita da Pio XII, questo Papa che ha voluto in questo modo diffondere la visione cristiana sul lavoro. In un'epoca in cui il mondo del lavoro era praticamente il dominio delle ideologie atee, marxiste e materialiste, Pio XII ha voluto in qualche modo diffondere ciò che il Vangelo ci dice sul lavoro e dare ai cristiani un modello da imitare, il lavoro appunto di San Giuseppe. San Giuseppe lavoratore. Noi possiamo immaginare quest'uomo che il Vangelo, questo santo, questo grande santo, anche protettore della Chiesa, e noi gli siamo devoti a San Giuseppe tutti quanti, proprio in questo periodo difficile di tempesta in cui la Chiesa si trova. E quindi noi ricorriamo alla sua intercessione. Dicevo all'inizio, è una gioia poter festeggiare solennemente questo santo e poterlo festeggiare all'inizio del mese mariano, perché oggi inizia anche il mese dedicato a Maria. Quanto abbiamo bisogno che San Giuseppe e la Madonna proteggano il nostro cammino, proteggano le nostre anime, le nostre famiglie, le cose che facciamo quotidianamente, che siano presenti accanto a noi in questa epoca così difficile. San Giuseppe lavoratore lo immaginiamo così. Intanto lui, come dice il Vangelo, era un uomo giusto, cioè la sua più grande preoccupazione nella vita era fare ogni giorno la volontà del Signore, ciò che piace al Signore. Poi giusto vuole dire anche onesto, un lavoratore onesto, quindi amante della verità, amante della giustizia. In questo modo lui ha vissuto in quelle quattro mura che noi possiamo ancora vedere a Loreto, una casa modesta, la casa di Nazareth. In questo modo ha accettato anche le prove che questa famiglia doveva subire, l'esilio in Egitto, andare in Egitto. Non avrebbe mai pensato per lui dover andare in Egitto. Per gli ebrei l'Egitto non è la terra promessa, cioè non è la terra delle benedizioni di Dio, ma rappresenta il luogo del male. Ricorda il faraone che dominava sugli ebrei, così come il peccato domina sulle persone ingiuste e lontane da Dio. Quindi lui ha fatto questo viaggio solo perché il Signore si è comunicato la sua anima attraverso gli angeli. Essendo una persona che vuole fare la volontà di Dio e nient'altro, e niente di suo in questa vita, il Signore l'ha guidato. E così, carissimi fedeli, succede anche a voi e a noi. Quando il nostro obiettivo è questo, non ci mancherà mai la guida di Dio e neanche la giusta ispirazione per fare le scelte opportune. Non abbiamo bisogno di carismi particolari. Non ci vogliono dei carismi straordinari. Il Signore l'ha promesso che ci guida giorno per giorno. Basta però che vogliamo fare quello che piace a Lui.
Ecco, San Giuseppe ha vissuto così. Nel lavoro lui lo faceva per fare la volontà di Dio, per dare gloria a Dio. Quindi iniziamo questo mese, cioè il mese di maggio, quanto è opportuno, carissimi fedeli, fare un cenacolo con Maria di 30 giorni, di 31 giorni, essere con Maria, pregare con lei, pregare con la sua intercessione. Noi tutte le sere, anziché fare delle varie coroncine o devozioni, faremo ogni sera il Santo Rosario. Cerchiamo di offrirlo al Signore con amore, con carità, con tanto amore per la Madonna. Poi anche di offrire a Maria, in questo mese, le croci che abbiamo, le sofferenze che abbiamo, ne abbiamo tante, ognuno di voi ha la sua. Ecco, di offrirla con pazienza, con amore, proprio a Dio per mezzo del cuore immacolato di Maria. Sempre bisogna fare questo passaggio, no? Mai direttamente a Dio, ma sempre attraverso il cuore immacolato di Maria, offrire le nostre sofferenze quotidiane. Per che cosa, fratelli carissimi? Per le intenzioni della Madonna, perché lei sa bene che cosa è necessario in questo momento per ciascuno di voi e per il mondo e per la Chiesa. Poi offriamo queste sofferenze in modo particolare per Benedetto XVI, per la sua persona, per lui, perché compia fino alla fine la volontà di Dio, perché si senta anche sostenuto da noi. E un mese fatto così, fatto di amore all'Eucaristia, quindi vi raccomando di partecipare all'adorazione che c'è tutti i sabati, questo sì, e anche di fare la comunione spirituale. Se uno non può seguire la messa per vari, però la preghiera della comunione spirituale a casa ce l'ha, e questa si può fare tutti i giorni. Ci si mette davanti un'immagine sacra di Gesù, ci si mette e si chiede naturalmente prima perdono dei propri peccati e si fa la preghiera della comunione spirituale. Così ogni giorno avete in qualche modo la Santissima Eucaristia. Amare Gesù, amare Maria, e amare il Papa. Questa è una cosa importantissima e vedrete che otterremo delle grazie straordinarie, perché è molto generoso. Se noi facciamo queste cose, avremo delle grazie che non neanche immaginiamo su di noi. Queste sono le nostre armi. Ci vogliono tirare, come si dice, in piazza, no? Con i loro sistemi, con le loro tecniche, con la cattiveria, con le ingiurie, eccetera, eccetera, eccetera. Ci vogliono tirare in piazza finché noi ci difendiamo come loro, ma noi non abbocchiamo, perché noi siamo figli di Maria, siamo figli di Gesù, siamo di Gesù, siamo suoi, apparteniamo a Lui. Gesù ci insegna delle altre cose. Non scenderemo mai a compromessi, a combattere con le stesse loro armi che sono di questo mondo. Noi combatteremo con l'amore vero al Papa. Perché guardate, Benedetto XVI da alcuni è stato allontanato in modo chiaro ed evidente nell'angolo in cui adesso si trova. L'hanno voluto respingere lì, in un angolo, in maniera chiara ed evidente. Da altri si utilizza il suo nome per scopi che non sono gli interessi di Benedetto XVI. Ma il risultato è lo stesso. Noi offriamo ogni giorno sacrifici per amore del Papa. Io chiedo questo a quelli che si collegano attraverso il cellulare in questo luogo. Questo luogo è la Cappella dei Sacri Cuori,
sacratissimo cuore di Gesù e cuore immacolato di Maria. Diventerà anche del cuore castissimo di San Giuseppe. Lo diventerà. Lo è già nella nostra intenzione, ma lo diventerà ancora più in maniera più evidente. Questa cappella ha questo nome, non ne ha altri. E chi entra da quella porta, la prima cosa che fa, dopo essersi segnato con l'acqua benedetta, fa la genuflessione devota al Santissimo Sacramento. Questo è quello che si fa in questa cappella. La nostra risposta alle provocazioni è la carità, lo dice San Paolo nell'epistola di questa mattina. Cosa dice? Le parole precise. Sentiamo. È San Paolo che parla. Fratelli, rivestitevi della carità, che è il vincolo della perfezione. La pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati, regni sovrana nei vostri cuori. Ecco, carità solo dalle nostre bocche devono uscire parole di carità, altrimenti non parliamo. Devono uscire parole di pace, perché il nostro cuore è nella pace. Siamo con Gesù, perché dovremmo essere tristi? Perché dovremmo avere paura? Di chi? Di cosa? Di quali minacce? Ma proprio di niente. Quindi carità, pace e ringraziamento. Rendete grazie per ogni cosa a Dio. Le altre cose che non c'entrano con queste che San Paolo raccomanda, le dobbiamo proprio allontanare da noi. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.